Radio Telelocale. Enjoy Radio. Welcome to Notte Locale. Salve. Il programma delle notizie pazze e curiose del mondo del web. Lo show dell'ironia e delle risate. Io la ringrazio assolutamente. Notte Locale è anche informazione. Un cordiale rinnovato. Notte Locale è musica con i grandi successi di Radio Telelocale. Enjoy. Boy, I got you on my mind. You think you know some? Boy, I got you on my mind. You think you know some? Boy, I got you on my mind. You think you know some? Boy, I got you on my heart. Don't you understand? Boy, I got you on my mind. You think you know some? I'm in love. I'm in love. I'm in love. Enjoy Radio. Radio Telelocale Spot. La ditta 2F Cucine da sempre progetta e realizza per voi le più belle e funzionali cucine componibili, con la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di elettrodomestici da incasso. Inoltre troverete camerette, camere da letto, pareti attrezzate, divani e complementi d'arredo a prezzo di realizzo. Preventivi gratuiti anche a domicilio. La ditta 2F è incontrata a Piano dell'Acqua, Chiaramonte Gulfi, per info 0932 926 156. Centro commerciale Villaggio Gulfi. All'interno Eurobar, Garden Shop, Pizzeria Pizza Pets, Unipol Assicurazioni, Tabaccheria e Profumeria Bacco Tabacco, Negozio Artigianato Etnico Oriente e Supermercato Crai. Face Food, Panineria, Stuzzicheria, Creperia, Piadineria. Corso Umberto 58, Chiaramonte Gulfi. Agriturismo Valle di Chiaramonte, contrada Piano Zacchi, Chiaramonte Gulfi. Per prenotazioni e info 0932 92 60 79. Ogni giorno la vita è una grande corrida. Ma la notte è mio. Ogni giorno una lotta, chi sta sopra, chi sotto. Ma la notte è no. Al mattino è un po' grigio se non c'è il dentifrigio. Ma la notte è no. Tu ti guardi allo specchio e ti sputi in un occhio. Ma la notte è no. Ma comincia il lavoro e dimentichi il cuore. Ma la notte è no. Parli sempre soltanto delle cose importanti. Ma la notte no. E ti perdi la stima se non trovi la rima. Ma la notte no. Ti distrugge lo stress. Buonasera. Non è una notte di quelle normali. Ah, vero? Sì. Perché c'è Gian Vito Messina? No, ma perché qua c'è la strega Gian Vito Messina. Sì. Cose di lusso. Il fantasma Vincenzo e siamo in una casa di quelle. Siamo in una tomba. In una tomba, la casa degli orrori. In una tomba, come dice sempre un nostro amico. Sì, e quindi che non è in studio sera, una versione abbastanza macabra. Sì e poi vai. Tenebrosa mortificante. Infatti avete sentito qualche nota, ecco, tararara, tam, tam, tararara, tam, tam, ecco tam, tam.
c'è anche la nostra mano. Mano, sì, ecco. La mano è qui. E zio Fester, che salutiamo. C'è anche buonasera, zio Fester. Ma buonasera a voi che avete deciso anche questa sera di seguirci. Quindi, una notte locale abbastanza tenebrosa, come abbiamo detto. Halloween Edition. Siete in diretta alle 23:19 su Radio Telocale e scopriremo ora che cosa, ovviamente se è un'edizione abbastanza speciale ad Halloween, appunto, mi sembra abbastanza scontato che le nostre notizie sono dedicate al tema di Halloween, okay. E allora andiamo a vedere quali sono. Sì, la prima è la storia della zucca di Halloween. Magari chi non conosce la storia, ne parliamo chi non ha mai dopo fatto, il primo Power Hit. Chi sì. non ha mai fatto poi una zucca per Halloween, l'ha dipinta, l'ha scavata dentro, l'ha incisa, sì, certo. sì. E poi abbiamo anche cattivissimi loro, quindi diciamo, vi diamo qualche consiglio magari sul travestimento, sui cattivi, ecco, che hanno fatto la storia. C'è chi è sempre travestito nel nostro pianeta, sì. C'è chi è sempre travestito da cattivo? No, è morto buttano. Ah, sì, con la borsetta, cosa? Sempre travestito, 365 giorni l'anno. A morte buttano. Bene, poi non può che non mancare l'informazione con il nostro radiogiornale e poi l'ultima notizia, la famosa frase fatidica dove i bambini, ecco, sì, citofano, no? Oppure bussano alla porta e ti dicono dolcetto o scherzetto. Abbiamo forse meglio il dolcetto. Abbiamo la traduzione in inglese, non ce l'abbiamo. No, sì, yes. E poi il professore con il suo numero della settimana. Che verrà, ci raggiunge più tardi perché nelle nostre nell'altro studio registrazione che sta registrando appunto la rubrica che poi daremo domani. Bene. Sì, poi abbiamo il meteo. Vabbè, ma questo era scontato che il nostro meteo tra qualche minuto, Gianvito, c'è la radio jukebox. Ma non ci sarà il colonnello Giuliacci? Ah no? No. E ci sarà il colonnello. Maresciallo, colonnello. Con l'ombrello. Il colonnello con l'ombrello. Che è un po' bello e non è pastorello. Bene. Iniziamo la nostra notte locale. 323esima puntata per noi. Power It e le gare. Radio Telelocale. Locale la notte di Halloween, domani sera, e
noi abbiamo dedicato questa versione della notte locale alla festa di Halloween e iniziamo subito con una prima notizia. Parliamo della più comune zucca di Halloween, oppure chiamata anche Jack O'Lantern. Una zucca con un volto grottesco intagliato, illuminato da una candela posta all'interno. Ecco il simbolo per eccellenza di questa festa americana, che ormai però poi è diventata, eccola, l'abbiamo anche sposata noi, ed è Halloween. Ereditato dal folklore irlandese, più che altro, questo oggetto trae origine dalla leggenda chiamato Stingy Jack. Altro che non era un fannullone e scommettitore dal carattere brutto e incline all'alcol. La leggenda racconta che dopo l'ennesima sbronza, una serie a Stingy Jack, apparve il diavolo per impossessarsi della sua anima da peccatore. Rassegnato a questa scelta, Jack chiese al diavolo un ultimo desiderio, ossia bere un ultimo bicchiere. Premesso di non avere i soldi per pagare la consumazione, Jack chiese al diavolo di trasformarsi in una moneta da 6 pence. Yes. Caratterizzata da una croce ricamata sopra, Jack mise la moneta in tasca e il diavolo si ritrovò così intrappolato e messo con le spalle al muro da Jack, che gli chiese di posticipare di un anno la sua morte. Fu allora che un anno dopo, proprio la sera di Halloween, il diavolo si ripresentò a Jack. Ma non è Jack quello... No, non è che mi sembra quello del Titanic. Ah no, no. Jack. Ma vogliamo parliamo del diavolo. Vogliamo. Diavolo. Del diavolo. Diavolo? Del diavolo. Del fratello diavolo. Del fratello c'è diavolo. Fratello sole, sorella luna. E il diavolo cosa? Allora, il diavolo dopo un anno andò da Jack e gli disse cosa? Gli disse Ark. Devi morire. Che sarà Linder? Che sarà Linder? No. E allora ammazzo. No. E Jack tentò di... Ma c'è da dire che poi il ragazzo... Di scappare al diavolo, ecco, e poi... Sì. E escogitò questo nuovo spediente per non riprendere il gioco del diavolo, invitandolo a salire su un albero e sfidandolo, dicendo che lui non sarebbe più riuscito a scendere. E fu allora che il diavolo salì sull'albero, pensate, ed ecco che Jack incise sulla corteccia una croce e ciò impedì al diavolo di... saltare giù, perché poi la croce annullava. Poi l'anno successivo Jack morì, ma giunto davanti al paradiso non gli fu permesso di entrare, colpevole di aver condotto in terra una vita dissoluta. Anche il diavolo gli negò l'ingresso all'inferno perché offeso da tutti i suoi raggini. Comunque il diavolo tuttavia diede a Jack un tizzone per illuminare il suo cammino in un limbo oscuro. Da lì la zucca di Halloween comunemente chiamata Jack Lantern. Bene, abbiamo la pubblicità, ci sentiamo tra pochissimo con il Radio Jukebox, a tra poco. Radio Tele Locale Spot. Silvio Tipografia, servizio stampa digitale in via Mangibello a Ragusa. A Fontana, ristorante e pizzerie, Contrada Fontana, Chiaramonte Gulfi. Cecoco, bottega gastronomica, via Nicosia 4, Chiaramonte Gulfi. Hashtag, da Cocò si sta bene. Sulle mani! Nunzio Davola, impianti elettrici civili e industriali, via Fiera, 43, Chiaramonte Gulfi. Cutrone Vittorio, pittore edile, via Gulfi, 225, Chiaramonte Gulfi. Il servizio animazione, hashtag, de volume la tua festa. La nostra animazione è sicuramente la scelta ideale per tutti coloro che vogliono la certezza di un evento divertente e musicalmente perfetto. Con l'energia ed esperienza del nostro staff sapremo soddisfare e divertire voi e tutti i vostri invitati, offrendovi un ventaglio completo di proposte per coinvolgere tutti in un divertimento senza fine. Inoltre, il nostro staff sarà in grado di creare l'atmosfera giusta al momento giusto. Radio Telelocale non è solo un sinonimo di divertimento, ma anche di eleganza e professionalità. Ed eccoci ritornati dopo il nostro primo spot, passaggio pubblicitario, le 23:28 in questa special edition Halloween. Parliamo di tante cose, ma ora arriva, ormai è entrata a far parte della nostra notte locale, ormai anche lei è di casa, la nostra rubrica con il Radio Jukebox. Questa sera siamo a chi te, c'è, ma già invito perché chi ci ha la chiamati? Colonna sonora del film Ghostbusters di Ray Parker
Junior. E quindi la dedichiamo a tutto lo staff di Shekoko che ha scelto Radio Terra Locale per la notte di Halloween. E quindi con Ghostbusters.